Ciao, bentornati, io sono Jessica e questo è un nuovo episodio della rubrica Googly News. Quindi, in collaborazione con C2 Group, scopriamo tutte le novità di Google, in modo particolare in ambito educational. Oggi parliamo nello specifico di un'applicazione Chrome, quindi sviluppata all'interno dei progetti di Google, che è dedicata interamente al coding. In realtà è poco conosciuta e ancora poco utilizzata, ma è un'applicazione che ci permette in tutto e per tutto di avvicinarci e di avvicinare i nostri studenti alla programmazione, sia a blocchi che testuale. Sto parlando dell'applicazione Coding with Chrome, che può essere utilizzata e quindi collegata al vostro account Google e in ogni caso potete collegarla anche a Chrome. Però come vedete qua io sto utilizzando il mio Chromebook perché ovviamente se avete un Chromebook potete collegarla al vostro account Google e la ritrovate direttamente nella schermata delle vostre applicazioni. Se siete amministratori di un dominio G Suite, è chiaro che potete attivarla direttamente e quindi farla comparire in automatico anche a tutti gli utenti che volete che si avvicinino a questa applicazione, ad esempio i vostri studenti. Non voglio rubarvi troppo tempo nell'introduzione perché è un'app molto densa di contenuti e di strumenti, quindi vi lascio direttamente al tutorial passo passo, così vediamo un assaggio di quello che possiamo fare all'interno dell'applicazione. E come sempre vi aspetto qua alla fine del video per alcune riflessioni e i saluti. Iniziamo innanzitutto vedendo come installare l'applicazione, quindi collegarla con il nostro account, se non l'ha già fatto il nostro amministratore. Entriamo nel Chrome Web Store, se state utilizzando il Chromebook avete già direttamente l'icona e all'interno dello store cerchiamo Coding with Chrome. È un'applicazione, quindi nei filtri selezioniamo applicazioni. Entriamo nell'applicazione, la possiamo collegare da qui al nostro account. Nel mio caso l'ho già collegata, quindi seleziono soltanto Avvio che mi permette di attivarla. Ovviamente una volta attivata la ritrovate anche in questo caso se state utilizzando un Chromebook direttamente nella barra inferiore e nella lista delle applicazioni. Quando l'apriamo troviamo una schermata iniziale che ci fa capire che possiamo utilizzare questo strumento in due modalità, beginner o advanced. La modalità beginner ci permette di utilizzare tutti gli strumenti a blocchi, invece la modalità advanced ci permette di utilizzare tutti gli strumenti che sono dedicati ai linguaggi testuali. In alto a destra possiamo andare a selezionare la lingua se vogliamo modificare la traduzione, in automatico è impostata su inglese. Non troviamo ancora la traduzione in italiano, ma poco male perché è molto intuitivo. Prima di cominciare vi consiglio di accedere alle tre lineette in alto a sinistra, quindi al menu, e qui in basso troviamo l'ingranaggio per entrare all'interno delle impostazioni. Da qui possiamo andare ad attivare tutte le modalità e i moduli che altrimenti sarebbero nascosti. Io vi consiglio di farlo subito, così avete a disposizione tutto quello che è disponibile appunto all'interno di questa applicazione e non lo dovete andare a ricercare oppure a abilitare in un secondo momento. Se per caso, quando andrete a utilizzare Coding with Chrome, non trovate una delle sezioni che si vedono all'interno di questo tutorial, probabilmente è perché non l'avete ancora abilitata dalle impostazioni. Ricordatevi in ogni caso di riattivare l'applicazione dopo che avete lavorato e settato le impostazioni in modo tale che si attivino. Iniziamo quindi dalla modalità beginner. E vediamo quali sono gli strumenti che ci mettono a disposizione. Abbiamo tre sezioni che ritroviamo anche nella barra superiore se vogliamo accedere più velocemente. La prima sezione è Blockly che ci permette di utilizzare lo strumento a blocchi, quindi di programmazione a blocchi che troviamo all'interno di Coding with Chrome, quindi un primo approccio alla programmazione a blocchi. Qui troviamo la prima sezione che è l'ambiente di programmazione vuoto, attraverso il quale possiamo andare a creare il nostro programma e poi troviamo tre esempi che possiamo andare a caricare per avere direttamente la programmazione fatta. Iniziamo con il classico Hello World, quindi il primo programmino che possiamo andare a scrivere
quando ci avviciniamo ad un nuovo linguaggio. Come vedete, è molto simile a Scratch e agli altri strumenti di programmazione a blocchi. Infatti, sulla sinistra troviamo un'anteprima del programma e sulla destra invece troviamo la lavagna dove andiamo a trascinare diversi blocchi e a comporli insieme. Nel nostro caso è un programma già fatto, quindi abbiamo un primo blocco viola che è Write, scrivi. E poi all'interno c'è un blocchetto verde acqua di testo con scritto già all'interno Hello World. Infatti a sinistra nell'anteprima troviamo già la scritta creata dal nostro programma, quindi vediamo proprio già stampato nell'anteprima Hello World. Visto che ce l'abbiamo già pronto, possiamo anche divertirci a cambiare il testo e vedere cosa succede all'interno dell'anteprima e ovviamente si vedrà il nuovo testo che siamo andati a scrivere. Nell'anteprima vediamo altri pulsantini, quello più importante è il play che ci permette di attivare la programmazione, quindi di eseguirla e si trasformerà poi in uno stop che possiamo andare a selezionare quando vogliamo fermare la programmazione. Finito di esplorare questo esempio, possiamo tornare indietro, quindi andiamo sempre sul menu, sulle tre lineette e selezioniamo Home oppure Overview. Visto che non abbiamo ancora salvato il nostro progetto, che abbiamo modificato, quindi è diventato un nuovo progetto, ci chiede se vogliamo veramente uscire senza salvarlo oppure no. Per salvarlo ci basterà selezionare il dischetto, il floppy che c'è in alto, quindi andiamo a salvare il progetto, assegniamo un nome e questo progetto viene salvato direttamente in formato CWC, quindi Coding with Chrome, all'interno del nostro dispositivo. I file che abbiamo salvato possiamo anche ricaricarli in un secondo momento all'interno della nostra piattaforma e riutilizzarli e modificarli eventualmente. Prima di uscire da qui, vediamo velocemente i blocchi che abbiamo a disposizione all'interno di Blockly, che come per Scratch sono suddivisi in categorie. Ogni categoria ha un nome e un colore, quindi i blocchi richiamano per colore la loro categoria. Ad esempio abbiamo i blocchi Command che sono viola chiaro e ovviamente saranno dello stesso colore. E addirittura le categorie che ci permettono di gestire le variabili, quindi crearle direttamente all'interno, e così anche per le funzioni o quelle che potremmo trovare sotto il nome di procedure. Ritorniamo indietro come abbiamo visto prima e vediamo che oltre agli esempi abbiamo a disposizione per quanto riguarda Blocks anche dei tutorial, quindi delle guide passo passo che ci permettono di imparare come si utilizza questo ambiente di programmazione e anche creare direttamente i nostri primi programmi. Torniamo indietro e passiamo sempre nella modalità beginner nella sezione Games, dove sempre utilizzando questo ambiente di programmazione a blocchi, abbiamo la possibilità di imparare a creare i nostri giochi. Ce ne sono già quattro pronti, quindi la cosa interessante secondo me di questa sezione è che possiamo andare ad aprire già i quattro giochi che sono pronti e possiamo andare ad esplorare la programmazione che c'è all'interno per cercare di capire anche, modificando magari i blocchetti più semplici, come funziona, qual è la logica di questa programmazione e quali sono le funzioni dei vari blocchi. In questo caso, come vedete, non è esattamente in tutto e per tutto lo strumento che abbiamo visto un attimo fa, perché abbiamo delle sezioni particolari che riguardano in modo specifico i giochi che prima non abbiamo trovato. Anche qui però abbiamo la sezione con il progetto vuoto all'interno della quale possiamo entrare e possiamo creare da zero il nostro gioco, il nostro programma. Passiamo alla terza sezione, che nemmeno a dirlo è la mia sezione preferita, quella dedicata ai robot, che ci permette di collegare Coding with Chrome ai robot che abbiamo già a casa attraverso il Bluetooth e per programmarli direttamente con questo ambiente di programmazione, in questo caso a blocchi, ma poi vedremo non solo. I robot che possiamo usare con Coding with Chrome, quindi programmarli con questo ambiente, sono Lego EV3, Sphero 2.0, Sphero Spark Plus, MBot e MBot Ranger.
Per programmarli dovremo soltanto entrare all'interno di questa sezione, troviamo come sempre la sezione vuota, quindi dove possiamo divertirci a creare il nostro prodotto, ma anche in questo caso troviamo i programmi già creati che possiamo quindi attivare subito per far muovere e farli eseguire dai nostri robot. Se entriamo nella sezione vuota, come vedete, cambia un po' rispetto a quella semplice di Blockly, perché qui troviamo sempre le categorie, ma ovviamente le categorie particolari rispetto al robot che abbiamo scelto. In più, nella sezione di anteprima non abbiamo tutto il foglio bianco, ma abbiamo un foglio quadrettato con un triangolino che rappresenta il nostro robot. Quindi vediamo già lì una rappresentazione grafica di quello che sta succedendo nella realtà al nostro robot. Lo vedremo tra un attimo con l'esempio. Prima di vedere l'esempio, andiamo a dare un'occhiata veloce anche alla modalità avanzata, che è molto interessante, soprattutto se lavoriamo con dei ragazzi un pochino più grandi. E qui abbiamo moltissime categorie, oltre alle tre che abbiamo visto poco fa. Abbiamo la categoria Simple, che è tutta dedicata a JavaScript, e anche in questo caso abbiamo l'ambiente vuoto con 5 programmazioni invece di esempio che possiamo già caricare ed esplorare. Guardiamo come abbiamo fatto prima Hello World e come vedete qui sono scomparsi i blocchi, non ci sono più perché abbiamo lo spazio per scrivere le nostre righe di codice. In questo caso c'è già il command.write con aperta parentesi. Come abbiamo fatto prima, andiamo a cambiare anche adesso la scritta che troviamo all'interno, quindi il testo, e vediamo subito cambiare l'anteprima anche sulla sinistra con Ciao Mondo. Anche nella modalità Advanced abbiamo la sezione Games, in questo caso abbiamo soltanto l'ambiente vuoto di programmazione, ma all'interno ci sono già alcune stringhe di codice che possiamo utilizzare per personalizzare e creare il nostro gioco. Abbiamo poi la sezione Programming che ci serve per utilizzare e imparare anche i diversi linguaggi di programmazione oltre a JavaScript che abbiamo già trovato nella sezione Basic. Qui abbiamo di nuovo JavaScript, Python, CoffeeScript e PencilCode. Un'altra sezione divisa dalla sezione Programming perché non andiamo a parlare esattamente di programmazione, ma ci avviciniamo a un linguaggio di markup che è HTML5, che possiamo cominciare ad esplorare se siamo interessati, ad esempio, alla creazione di siti web. Veniamo alla bellissima sezione robot, dove nella modalità advanced troviamo la possibilità di programmare sia Lego EV3 che Sphero. Sphero 2.0 e Sphero Spark Plus, come abbiamo visto prima. In questo caso scompare MBot Ranger, che non troviamo nella modalità advanced. Una sezione interessante è quella dedicata alla grafica, in modo particolare alla grafica 3D. Infatti, qui abbiamo la possibilità di codificare i nostri disegni tridimensionali. Abbiamo già un esempio interessante che è quello dell'animazione di un cubo 3D, senz'altro non facile, adatto soprattutto ai ragazzi più grandi, anche in questo caso in JavaScript, però può essere molto interessante per utilizzare la programmazione in un modo non scontato. Poi abbiamo l'ultima sezione che è quella dedicata ai nuovi kit Google per l'esplorazione dell'intelligenza artificiale. In modo particolare troviamo le programmazioni relative al Vision Kit e al Voice Kit. In questo caso gli esempi di programmazione sono scritti in Python. Ed ecco qui tutto quello che troviamo, quindi avete visto quante possibilità abbiamo all'interno di Coding with Chrome. Prima però di salutarci, vediamo un esempio di come possiamo utilizzare Coding with Chrome con i nostri robot. Quindi io ho scelto di farvelo vedere con EV3, quindi ritorno nella modalità beginner e seleziono questo robot. Entro nell'ambiente di programmazione vuoto, quindi creo un nuovo programma. La prima cosa da fare è collegare attraverso il Bluetooth il mio robot con il Chromebook.
Quindi vado ad accendere il Bluetooth, ad attivare il Bluetooth sull'EV3 e lo collego, lo accoppio con il Chromebook. Abbiamo già a disposizione un blocco iniziale che ci chiede di selezionare il modello di robot che stiamo utilizzando. Possiamo anche lasciare custom, quindi personalizzato, ma nel mio caso io vado a selezionare Educator, che è il rover di base che possiamo creare con l'EV3. Ho già collegato al brick un motore alla porta B, quindi adesso vado a prendere un blocco di movimento del veicolo. Nello specifico Move Robot Forward, lo trascino e lo vado a collegare al blocco di settaggio che ho già. Andiamo a selezionare Play. Il motore si attiva e si muove per quelli che dovrebbero essere 10 cm di distanza per il rover di base. Se andiamo a vedere anche l'anteprima, come vedete, il triangolino si è mosso in avanti e ci ha fatto proprio la simulazione di quello che dovrebbe succedere al nostro rover. Vi faccio notare anche che in basso, sotto all'anteprima, abbiamo le diverse porte e quindi Coding with Chrome ha già riconosciuto quello che abbiamo collegato al brick. In alto ci sono le quattro porte per i sensori e in basso le quattro porte invece per gli attuatori. Benissimo, avete visto quindi che all'interno del nostro Chromebook, all'interno del nostro browser Chrome, possiamo avere proprio uno studio completo che ci permette di lavorare sulla programmazione, da una parte a blocchi e dall'altra a testuale. Quindi abbiamo la possibilità di proporre questa applicazione e questi contenuti a una fascia d'età molto molto ampia. La cosa più bella in assoluto, secondo me, è la facilità proprio di collegare Coding with Chrome con i robot che abbiamo già. Quindi possiamo lavorare anziché sull'ambiente di programmazione tipico del robot, come abbiamo visto nel nostro caso, con un ambiente di programmazione facilitato e quindi utilizzare i robot proprio come mezzo per imparare nuovi linguaggi e per creare le nostre applicazioni. Come sempre, lo spazio dei commenti è libero, così mi potete dire che cosa ne pensate di questo strumento e soprattutto se lo utilizzate già ci potete raccontare come lo state utilizzando in classe, così possiamo prendere spunto anche dalla vostra esperienza. Come sempre vi ricordo che tutti i riferimenti sono nella descrizione sotto al video, quindi nell'info box. Trovate anche i riferimenti di C2 che ha collaborato per la creazione di questo video e quindi potete chiedere a loro anche informazioni sia sullo strumento che sui Chromebook che abbiamo utilizzato oggi per fare questo esperimento. Come sempre vi ricordo che potete continuare a restare in comunicazione con me anche su Facebook e Instagram e se no ci rivediamo qui sul canale giovedì prossimo. Ciao!